secondo articolo della serie sulla guerra dei trent'anni riguarda la fase danese e svedese di quel conflitto che ha scatenato una guerra mondiale, che ha provocato 8 milioni di morti e che è stato originato da una guerra di religione fra i cattolici e i protestanti. Il protagonista è Albrecht von Wallenstein, un boemo, il quale diventa il vero primo signore della guerra moderna. Nel suo ducato mette in piedi una serie di fabbriche che costruiscono tutto quello che è necessario a un conflitto, fabbriche d'armi, fabbriche di divise, fabbriche di birra. Diventa ricchissimo grazie a questo affare, ma è anche un abile condottiero militare, troppo abile. Provoca l'invidia di molti, provoca la diffidenza del sovrano, l'imperatore Ferdinando II, fino a quando viene fatto fuori, viene costretto a dimettersi. Le cose per la Lega Cattolica vanno malissimo, perché il re di Svezia, Gustavo Adolfo, è il miglior comandante militare che durante questa guerra si siano trovati di fronte, e quindi le fortune della Lega Cattolica precipitano. Allora viene richiamato Wallenstein, ma è troppo tardi. È ormai un uomo iroso, deluso dall'umiliazione che aveva subito, è totalmente incapace di essere all'altezza delle sue ambizioni, che a questo punto sono quelle di sostituire l'imperatore. Tuttavia il suo esercito sconfiggerà quello svedese, ma sarà una vittoria per lui di Pirro. Si apre con la sconfitta di Gustavo Adolfo e con l'uscita di scena di Wallenstein la terza fase della guerra, quella che vedrà protagonista la Francia e Richelieu.